Principe, aspetta! Non guardare in basso! Oh no, io sì, no. Lo sappiamo, James. Odi le corde che attraversano le scarpate. Va, ci sei quasi. Preso! Ora manco soltanto io. Guardate e imparate. Vi faccio vedere come si fa. Vai così, Tom! Che sta facendo quella pecora? Quale pecora? Sta mangiando la fune, a quanto pare. No! Vattene via, pecora! Noi non ti vogliamo qui! Va a mangiare qualcos'altro! Andiamo, Tom! Sei un uomo selvaggio! Mi sono fatto male alla spalla! Non posso arrampicarmi! Credo che sia meglio chiamare Sammy il pompiere. Non riesco a vedere un bel niente. Nemmeno io. Io ci vedo, grazie al mio Viewmaster 2000. E che stanno facendo? Sembra che non siano riusciti a trovare un giocattolo per il principino. Ma Dilys è riuscita a vendere loro un barattolo di sottaceti dal banco delle offerte. Urrà! Oh, Dilys ne sarà felice. Sono giorni e giorni che provo a finirli prima che scadano. Oh, stanno uscendo! Tom Thomas è bloccato su uno sperone roccioso e si è ferito a una spalla. Tom Thomas è bloccato su uno sperone roccioso e si è ferito a una spalla. Ricevuto, signore. Ma signore, se Tom è bloccato su uno sperone, chi farà decollare l'elicottero di salvataggio? Posso farlo decollare io? Oh! Mi porto il più vicino che posso! Siamo quasi! Oh no! Il sistema di identificazione biometrica ha agganciato un bersaglio con un intento ostile! Eh? Cosa? Vede le persone e gli dà la caccia! Vattene! È l'occasione per l'invisibile Norman Man di salvare la situazione al posto dell'inutile ragazzo atomico! Sta attento, Norman! Non ho bisogno di stare attento, sono invisibile e ciò significa che... Aspetta un momento, mi vedete? Ti vediamo tutti benissimo, Norman! Ma questo significa... Che anche lui può vedermi! Corri, Norma! Santo cielo! Spero che stiano alla larga dai barili di benzina! Meglio chiamare Sam il pompiere! Norman Price è inseguito da un cane robotico che va a fuoco! Norman Price è inseguito da un cane robotico che va a fuoco! Deve essere il Fire Dog 2000! Potrebbe essere un grosso incendio, meglio prendere Jupiter! Benny, avremo bisogno di te! Sto arrivando! Indietro! Mantenete la distanza di sicurezza! Norman Man è spacciato! 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 Fire Dog è sistemato, ma dobbiamo fare attenzione! C'è della benzina lì dentro! Chiuma antincendio pronta, Sam! Oh.
Ah, le strade di Pontypandy sono di nuovo sicure, non è vero? Mi dispiace per essermi messo nei pasticci, pompiere Sam. Ma credevo davvero di essere diventato invisibile. Scusatemi, ma credo che questa volta la colpa sia solamente del mio Fire Dog 2000. Quindi, non è stata colpa mia allora? Beh, di chiunque sia la colpa, credo che voi due per ora dovreste smettere di lavorare sul Fire Dog 2000 e magari inventare qualcosa che non rischi di incenerire Pontypandy. Tranquillo, Radar. Credo che il tuo posto sarà al sicuro per un po'. Oh, smettila! Ora sta calma. Il cavallo è tranquillo. Sul sentiero noi andiamo. Radar, smettila di cantare! Non posso! Se sei davvero una brava cavallerizza, Mandy, perché ti fai tirare da Anna? Andiamo, cowboy! Tieni il passo! Oh, sto arrivando! Mandy, ora ti senti sicura sul cavallo? Sì, io volevo solo abituarmi al tracciato. E ora sono a posto, perciò puoi darmi le redini. Grandioso! Ora va pure avanti. Io farò una pausa per far mangiare il cavallo. Va bene, se ne sei proprio certa. Andiamo! Possiamo farcela. Pronto? Andiamo! Oh, ho detto... andiamo! Muoviti! I cavalli non mi piacciono per niente! Oh, fermo! Non uscire dal sentiero! Capisci come mi sento? Beh, sta tranquillo. Io non ho paura. Quindi nemmeno tu dovresti essere spaventato. Camus, Steel, Blitzy, Sarah e James. E ecco che arriva Norma che si lamenterà. Mi fanno tanto male i piedi. Ed ecco Anna che tiene i comandi. Ma dove sono il cavallo e Mandy? Dobbiamo trovarli. Andiamo, Lizzy. Gli zoccoli vanno da questa parte e dal loro aspetto direi che Mandy e il suo cavallo sono scivolati in questa direzione e poi sono ruzzolati fino a... qui! Eccoli là! Sarà meglio chiamare il pompiere Sam! Oh no! Oh no! Ho fatto un sogno davvero terribile! Norman Price lanciava un razzo sulla cesta della biancheria e dava fuoco a tutta la casa! Non era un sogno, vero? Norman Price ha acceso un razzo provocando un incendio in casa dei Flood! Norman Price ha acceso un razzo provocando un incendio in casa dei Flood! Elvis, Ellie, voi spegnete le fiamme dall'esterno. Io e Penny salviamo chiunque sia all'interno. Bene, Sam. Ah, la porta è bloccata. State indietro. Bondi! Calmati, Norman. Sono soltanto io.
Mi sembrava Mandy. Tu porta Norman e Mike fuori, Penny. Io salgo di sopra. Aiuto! Si sta riempiendo di fumo qui. Sdraiati a terra, Mandy. E resta lontana dalla porta. Sto entrando. Ora sei al sicuro, Mandy. Cielo, ma cos'è successo? Norman ha quasi bruciato la nostra casa! Credo di essere malata! Devi esserti presa il raffreddore. Anche James e Anna si sono ammalati. Questo vuol dire che non sono Pondi, Norman! Sono semplicemente malati! Sì, lo sapevo. I razzi sono oggetti molto pericolosi, Norman, e non andrebbero mai accesi dentro casa. Mi dispiace, Sam. Credo che quel film pauroso fosse un po' troppo pauroso. So cosa ti farebbe dimenticare tutto, Norman. Una bella canzoncina. Oh, no. Quando il sole picchia forte. Facciamo festa sul mio yacht. Sveglia, forza, voglio un'estate a lungo. Questa canzone è addirittura più orribile del virus dei Pondi. Lo sai, Norman. Per una volta sono d'accordo con te. State tutti quanti indietro. Sono io. Daniel Steele! Stop! Non puoi dare lo stop, Norman Price! Sono io il regista qui! La mia battuta non è lunga abbastanza! Rifacciamola dall'inizio e attieniti al copione, Norman Price! Silenzio in scena, per favore, e azione! Aiutatemi! C'è un inferno di fiamme in questa vecchia e fredda carbonaia! Mettetevi in salvo! Dite addio ai vostri cari! Dite a mia madre che le voglio stop, bene! Stop! Che c'è? Norman Price, questo non c'è sul copione! Invece sì, ce l'ho appena aggiunto io! Tu ti stai prendendo gioco della mia infanzia! Da capo e come si deve questa volta! E azione! Niente paura! Norman Man è qui! Ah! Che c'è? Una volta, tanti e tanti anni fa, tantissimissimo tempo fa! Dacci un taglio, Price! Va bene. Prima dei giorni dei moderni mezzi antincendio e dei grandi e potenti elicotteri, il miglior amico di un pompiere era il suo fidato secchiello. Passa, passa, passa! Il secchio quello dopo! Passa, passa, passa! Passalo di là! Un momento! Mi stanno rubando le luci della ribalta! Tienilo alto, tienilo stretto, non farlo cadere mai! Passa, passa, passa! Il secchio quello dopo! Passalo di là, su, su, su! Mettici acqua fresca! Tienilo alto, tienilo stretto, non farlo cadere! James, dovevi tenere l'occhio di bue su di me! Me! Per tutto quanto il tempo! Ma il capitano Steele mi ha detto di tenerlo sempre su chiunque stia cantando! Chi se ne importa di ciò che ha detto? È solo il regista! Io sono la star! Puntalo da quella parte e non toccarlo mai! Il grande Daniel Steele! Parte di palco, quindi lascialo lì. Questa è tutta colpa tua, Norman! Non può essere colpa mia, io sono la star! Fuoco! Fuoco, state attenti al fuoco! Oh, che colpo di scena drammatico, non me l'aspettavo proprio. No, no, questo non è parte dello spettacolo. Ascoltatemi attentamente, dobbiamo immediatamente evacuare l'area. Il centro alpino per le attività di montagna va a fuoco e il mio show è rovinato. Norman. Non laverò mai più questa camicia, lo giuro. Non l'hai mai lavata comunque, Norman. Ecco Sam il pompiere. Ah!
l'incendio si sta propagando in fretta, Sam. Ellie, pensa ad azionare le manichette di Jupiter. Andiamo, Penny! Spegniamo questo incendio! James, ma dovresti sempre dire a qualcuno dove sei diretto. E siamo molto dispiaciute anche noi, Sam. Volevamo soltanto aiutare Ellie. Sono sicuro che sappiate che le bombole del gas sono pericolose e dovreste sempre lasciare che siano gli adulti ad occuparsene. Ciao a tutti, com'è andata la giornata? Devo ammetterlo, Trevor. Non è stato l'addestramento migliore dei piccoli cadetti, ma sono molto fiera di Norman. È una cosa che non mi aspettavo di sentire. Di me? Tu sei fiera? Di me? Tranquilla, Ellie. Ho qualcosa che ti tirerà su di morale. Per i piccoli cadetti ho deciso di comporre una canzone. Impariamo il coraggio, impariamo la forza, impariamo a essere sempre pronti. Siamo i piccoli cadetti. Saremo freddi, saremo calmi e non potremo farci male. Siamo i piccoli cadetti. Siamo i piccoli cadetti. Sì, è davvero fantastica, Trevor. Sam, abbiamo montato la manica a vento. Oh, ottimo lavoro, anche se ci è voluto un pochino più del previsto. È la manica a vento, vero? Sì, Sam, lo è. Come? Impariamo il coraggio, impariamo la forza, impariamo. Tranquillo, mio piccolo cadetto delle meraviglie, ci siamo quasi. Wallaby 2 è ancora qui! Ce l'abbiamo fatta, mamma! Sono arrivato! Ma dove sono tutti? Sembra il rumore di un elicottero che sta spiccando il volo! Mi ricevete? Sono Tom Thomas e sto portando Wallaby 2 al centro alpino per le attività di montagna a prendere i cadetti. Passo! Mamma, dovevamo andare al centro alpino per le attività di montagna, non alla stazione di soccorso alpino! Torna indietro! Non ti preoccupare, piccolo angioletto mio. Riuscirai a salire su quell'elicottero. Conosco una scorciatoia. Reggiti forte! Non potreste... Ok, cadetti, mettete giù le barelle. Oh, aspettate, non troppo veloce. Oh, non avrei dovuto solamente occuparmi dell'equipaggiamento. Ben fatto, cadetti. Avete imparato come si scarica una barella, a portarla, a maneggiarla e a come legarvi i manichini. Manichini? E ora arriva il pezzo forte. Impariamo le procedure di sicurezza dell'elicottero prima di farci un giro sopra. Sì! Oh, wow! Norman si sta perdendo una giornata davvero memorabile. Sì, scommetto che si sta annoiando. Sta attenta, mamma! C'è un albero caduto! Oh, non c'era l'ultima volta. E quando è stato? 10 anni fa. Frena, frena! Credo che arriverò in tempo per il giro in elicottero. Dobbiamo chiamare Sammy il pompiere. Norman e Dillis Price sono bloccati su un albero dentro il loro veicolo sulla scarpata tra i boschi. Oh, santo cielo! E per la nostra ultima attività, un volo su Wallaby 2! Thank you.
Mi passeresti il CD, per favore? Salve a tutti. State facendo manutenzione al computer? È il nuovo sistema operativo della stazione di soccorso alpino. Ha una miriade di funzioni fantastiche. E un allarme antincendio con un suono digitale surround. Grandioso, Tom. Sono lieto che ci sia qualcuno che ne capisce di tecnologia. Sì. Io stamattina ho provato a prepararmi un toast usando la fotocopiatrice. Bene, ora devo scappare. Vado alla festa di compleanno di mia nipote. Oh, quasi dimenticavo il CD con i giochi per la festa. Oh, mi sarebbe piaciuto tanto se avessero invitato anche me. Io adoro le feste di compleanno. Però adoro anche il toast. Tutti in carrozza dell'Espresso Maghi e Stregoni! Fuori! C'è uno spaventoso fantasma che segue il treno! Che ci trovate da ridere? È magico tanto quanto il barattolo di cetriolini di prima! Assomiglia alla vestaglia di tua madre con un palloncino al posto della testa! Perché è proprio quello che è! No, non è vero! È un fantasma spaventoso! Aiuto! Oh cielo! Meglio chiamare Sam il pompiere! Caricamento completo, eccellente! Testiamo il nuovo allarme antincendio. Oh! Oh! Cos'è questo baccano infernale? Oh cielo! Sembra proprio che Tom abbia installato il CD sbagliato. Questo non è il nuovo sistema operativo della stazione di soccorso alpino, è... Balla, balla, party, Tom! Oh, che bello! Ora si balla! Un pauroso fantasma ha tirato Norman Price fuori dal finestrino del treno! Ora è appeso a un albero tra le montagne! Beh, è sempre Ponti Pandi! Cerca di restare calmo, Norman! Ci sono quasi! Ti ho preso! Solo tu potevi trasformare un semplice aquilone in uno sport estremo. Non era un semplice aquilone. Sto cercando di girare un film spettacolare e veramente magico. Beh, fa molta attenzione. Non c'è niente di magico nel finire nei guai. E neanche nella vestaglia di tua madre.